Dove Gesù trova, perché anche noi ci chiediamo, questa forza per andare incontro a tutte queste situazioni di marginalità, di sofferenza, di pericolo? Oggi il lebbroso poteva contagiare, poteva anche Gesù restare contagiato. È nella preghiera, è nel silenzio. Anche nella conclusione del Vangelo, Gesù non poteva restare in città perché c'erano tante persone che andavano da lui, ma lui andava alla ricerca di luoghi deserti per vivere l'incontro, l'intimità, la preghiera. Soltanto rubando tempo al sonno si può restare in ascolto della parola di Dio. Silenzio e interiorità sono essenziali, sono il tempo del nostro rapporto e della nostra intimità con Dio. Gesù che parla di un Dio che dà amore non per i meriti. Non si ha misericordia e amore per meriti, ma per i bisogni. Si butta in ginocchio davanti a Lui, l'impuro, quello che deve stare lontano, osa, ha il coraggio. Se vuoi, puoi purificarmi. Lui doveva stare lontano, però sapete, forse è l'esperienza di tanti di noi, il dolore rende ciechi, rende folli. E chiede, se vuoi puoi purificarmi, non dice guarito, voglio che sia purificato. Gesù lo tocca, non resta contagiato, ma contagia il lebbroso con il suo amore.